Voglio iniziare ringraziando i colleghi e gli amici che mi hanno mandato fiori e messaggi. Così ieri ha esordito Mara Venier per il suo ritorno a Domenica in, voglio mandare un grande abbraccio ad Antonella Clerici e farle un grande in bocca al lupo per il suo nuovo programma Portobello. In questi giorni, ha proseguito la Venier, si è rivelata un'amica meravigliosa, mi è stata molto vicina e mi ha supportato tantissimo. E come Carlo Conti in occasione dell'apertura della nuova edizione di Tale Quale Show 2018, anche Mara ha voluto concedersi un minuto per ricordare il compianto Fabrizio Frizzi. Da luglio gli studi televisivi da cui trasmettiamo Domenica in non si chiamano più DR, ma Studi Fabrizio Frizzi. Ed io voglio salutare il mio amico Fabrizio, l'amico di tutti quanti voi. Mara Venier ha così lanciato un video dei due conduttori alla presentazione di Telethon. Lui è stato un amico affettuoso e meraviglioso, lo voglio ricordare così. Ciao Fabrizio. E il pubblico la premia. Mara Venier torna signora della domenica televisiva anche negli ascolti. La prima puntata della nuova Domenica in da lei condotta ha ottenuto infatti 2.477.000 spettatori col 16,7% di share, nella prima parte in onda dalle 13.55 alle 15.57, e 2.142.000 spettatori.